messaggio per tutti coloro che in questo momento sperano, gufano, pregano, fanno riti voodoo per la sentenza che tutti aspettiamo. Questa sentenza coinvolge tutti i capigruppo che sono stati capigruppo in un momento in cui è scattata un'operazione nazionale spese pazze perché effettivamente ci furono alcuni deputati di altre regioni però che hanno, come sappiamo, acquistato macchine, gioielli, lauree per i figli, c'è stato un po' di tutto. Io non credo che nessun deputato in Sicilia, da le carte che vedo, abbia fatto questo, ma in particolare io, che vengo rinviata per 10.000, sono 10.000 euro di spese di rappresentanza in 5 anni, Quindi, non lo so. Ma la cosa che vorrei sottolineare, per carità c'è un processo, ma i dati li posso dare, risulta chiaramente dal processo, dalla relazione della Guardia di Finanza, dalla testimonianza dei dirigenti del settore del gruppo, che io ho perfino rinunciato alla mia indennità di professione. Qualsiasi deputato ha un ruolo, è presidente di commissione, è presidente di un gruppo, ha un'indennità che nel mio caso è del 10% e che nei 5 anni è circa di 100, più di 100.000 euro, circa 140.000 euro, che ho lasciato al gruppo. Questo è, lo dico perché è documentale. Quindi questi famosi 10.000 euro, io questi famosi regali di rappresentanza li ho fatti onestamente con una parte minima di quell'indennità che ho lasciato al gruppo. Comunque noi aspettiamo con fiducia e serenità la sentenza e con grande serenità, ma... E questa è la cosa che tengo a dire a quelli che appunto sperano in questa sentenza. Avete ben poco da sperare, perché è nato un gruppo che non intende demordere. E quindi con me o senza di me andremo avanti. Io ci sarò comunque, ci sarò comunque come candidato sindaco, ci sarò a sostegno del candidato sindaco che sceglieremo, che non nasce da un accordo cosiddetto politico, che di politica non ha niente, dall'accordo di chi arriva da Salemi piuttosto che da Alcamo a dire chi deve essere il sindaco di Marsala. Noi marsalesi non siamo così stupidi, noi marsalesi sappiamo che abbiamo bisogno di un progetto serio di rinascita, sappiamo che ce lo meritiamo e che l'avremo. Ci vedremo presto, avremo tante cose di cui discutere, stateci vicini come sempre.